Sant'Agnello, prima di tutto, candidato sindaco dottor Pietro Sagristana alle prossime elezioni comunali che si terranno tra circa una settimana a Sant'Agnello. Ci troviamo nella sede elettorale del neocandidato, l'ingegner De Angelis Francesco, impegnato da 25 anni nel sociale, una persona che fa tantissima solidarietà, aiuta tantissimo gli giovani, una persona di una sensibilità unica. Bene, caro Francesco, detto Franco per gli amici, infatti siamo contornati da tutti gli amici, le motivazioni che ti hanno spinto ad entrare in politica e quello che tu ritieni opportuno che venga fatto nei primi 100 giorni di lavoro qui a Sant'Agnello. Allora, innanzitutto le motivazioni che mi hanno spinto ad entrare a far parte della compagine dell'amico Sagristani, l'amico Sagristani da tanto tempo mi chiedeva di far parte dello suo schieramento, ma io ero impegnato fattivamente in attività sociali nella congrega dei Giuseppini e quindi ho ritenuto opportuno nel passato non aderire. Però poi col tempo e principalmente nell'ultimo quinquennio c'è stato veramente, ci sono stati 5 anni di totale abbandono. Questo mi hanno fatto decidere di aderire all'invito, all'ennesimo invito dell'amico Pier Giorgio. Io, come tu hai detto e accennavi prima, sono da tantissimi anni impegnato nel sociale, sono 25 con esattezza. All'inizio abbiamo importato a Sant'Agnello l'animazione parrocchiale dai comuni a fianco a noi e poi col tempo abbiamo questa attività che è nata a San Giuseppe, poi è stata allargata tutta la parrocchia di Sant'Agnello. E poi abbiamo fatto tante attività sociali, una delle tante che ha dato lustro a tutto il paese e sono certamente anche le attività teatrali che sono un momento aggregativo per i giovani e anche per i meno giovani, qua ci sta qualche nostro rappresentante. Nel contempo, quindi, con un momento divertente, con questi momenti goliardici, noi riusciamo ad aiutare tante persone nel segreto che hanno bisogno, senza manifesti e cose del genere. Quindi fare tanta solidarietà. Sì, poi c'è da dire un'altra cosa che mi ha spinto, no? Forse nel passato si è detto, si utilizza con superficialità i giovani, 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 ma a volte si utilizza questa parola, però poi di fatti non si fa niente per i giovani. Non si investe particolarmente. Io ci credo particolarmente, tu sai che io faccio tantissime attività per i giovani, non ultima quella del laboratorio teatrale proprio per i bambini, che, dove abbiamo avuto tantissimo successo. Io dico, sui giovani veramente si deve scommettere, sui giovani, dare importanza ai giovani, dare anche responsabilità ai giovani, perché sicuramente hanno una mentalità più aperta e mentalità dei giovani sì, però con il consiglio delle persone adulte. Più propensa a guardare il futuro in modo da speranza, guardando sempre l'esperienza del passato. Sì. Allora, due parole per spingere gli elettori di Sant'Agnello a votare Francesco De Angelis, detto Franco. Due parole proprio per dico, quella parte di elettorato in genere. Dico la verità. A parte noi amici. Io in questo momento sono di parte, no? Quindi ovviamente propendo per la compagine del dottor Pietro Sagristani. Ma se invece io fossi un comune cittadino, non avrei dubbio a chi votare, ma perché? Estraniandomi dai candidati, no? Io dico che è palese dare il consenso a uno schieramento capeggiato da Pietro Sagristani, perché già nel passato ha dato testimonianza di una garanzia di governo e ha ultimato i suoi due mandati con successo. Detto da tutti. L'altra compagine non mi sembra
che si sia comportato allo stesso modo. Se volessimo paragonare i due capolista come due allenatori di una squadra di calcio, ma chi affiderebbe ad un allenatore una squadra di calcio che non è riuscita a portare a termine il proprio operato e senza portare a termine una vittoria? Pier Giorgio ha concluso due campionati portando tantissime vittorie, quindi io non avrei dubbi. Perfetto. Allora noi salutiamo l'amico, l'ingegner Francesco De Angelis, Sant'Agnello prima di tutto, a tutti coloro i quali vogliono votare una persona che sia soprattutto trasparente, onesta e che faccia tanta solidarietà e che aiuta tantissimo il prossimo, vota Francesco De Angelis nella lista prima di tutto, candidato sindaco, dottor Pier Giorgio Sagristani.